Buongiorno, oggi venerdì 13 di marzo andiamo a fare l'analisi per la giornata di oggi sulle nostre candele daily. Per il momento non ci sono i dati sul coronavirus. Andiamo a vedere però cosa c'è la giornata del calendario, un calendario che presenta stamattina, vedete, niente di speciale per tutta la giornata, giornata abbastanza tranquilla. Andiamo a vedere però adesso il nostro grafico. Euro-dollaro, vedete che ieri dopo i tassi di interesse della banca centrale, vedete che è andato a prendere questo 1,10664. Vedete che siamo in un G3. Avevo detto di fare attenzione perché questo 1,15 era un picco molto importante. Vedete, eccolo qua. E adesso vedete che è andato a prendere questo 1,10. Adesso potrà andare a fare il trend. Potrebbe anche adesso ritornare magari a 1,13. Però attenzione perché il trend adesso dovrà sicuramente chiudere il ciclo. E per il momento suggerisco di aspettare. La sterlina crollata ieri, vedete, guardate il crollo della sterlina, guardate, uno è andato a prendere ieri la bellezza di 1,24,917, io avevo detto che sarebbe scesa, l'avevo sempre detto perché ho visto, qui ai cicli siamo adesso in chiusura, siamo alla candela numero 111, c'è ancora spazio per scendere, se andiamo a vedere l'H4 dove io conto i cicli, vedete che siamo proprio alla candela numero 54. Ha fatto come si chiama? Un ciclo molto più lungo, vedete, 55. Vuol dire che qui siamo a 39, vuol dire che questa l'ha chiuso qui alla 46esima. Vedete che per essere corretto, vedete che qui chiuderò anche il Fibonacci, lo tolgo e vado a mettere la nostra, come si chiama, la chiusura del G3 che è qua. E adesso vediamo a che numero di candela siamo. Siamo alla candela numero 49esima. Attenzione, siamo a chiusura di ciclo sull'H4. Qui suggerisco per il momento di aspettare prima di aprire posizioni al rialzo. Per il momento comunque trend rimane sempre short. Ritorniamo al daily. Eccolo qui, perfetto, siamo in un G4, per il momento qui non facciamo niente. Il dollaro yen, ieri, vedete, anche lui ha fatto questa spike, vedete che anche qui c'è spike, che vuol dire incertezza, per il momento non ci sono le condizioni per poter entrare e aspettiamo anche qui prima di fare qualsiasi cosa. Il dollaro canadese, dove mi mangio sempre le mani per la stupidaggine, vedete che è andato a 1,39,310. Io ero dentro a 33, avrei fatto 600 pip. Vedete che è andato a prendere questa trend line, molto importante. Attenzione, se dovesse romperla la trend line, la resistenza dinamica, allora qua potrebbe andarci a prendere anche il 1,40. Vedete che questa bisogna vedere. E il prossimo target potrebbe essere 1,40. Poi andiamo a vedere l'Australian dollaro che ormai lui sono mesi che sta in area short, vedete, guardate cosa avevo detto, vi ricordate che vi avevo parlato di che dove poteva andare a 62 e guardate cosa ha fatto, 62,327, se vi prendo a vedere qua AUD USD, eccolo qui, AUD USD. Vedete che avevo marcato, guardate, 62.800, vi ricorda che questo l'avevo marcato, vi ricordo che avevo fatto vedere, attenzione a questi tre, qui c'erano gli ordini, e il nostro Australian Dollar crollato anche lui. Adesso continuiamo la nostra carrellata, andiamo a vedere il dollaro messicano. Dollaro messicano anche lui è andato a prendere i 23, continua la sua marcia al rialzo. Per il momento anche qui non conviene entrare, ormai bisogna solo aspettare. Poi andiamo a vedere il Ethereum crollato, vedete, eccolo qua, crollato, come potete vedere voi stessi, 110 e continua la sua discesa. Vedete che ha rotto il minimo che era stato fatto questo minimo qui, il 18-12 del 2019. Vedete che è rotto e adesso qui continua la sua discesa e staremo a vedere dove va a arrivare. Per il momento
crollo totale del nostro Ethereum. Poi il Bitcoin, anche qui la musica non cambia. Crollato 4.850. Vedete anche qui crollo totale del Bitcoin. Vedete anche qui, staremo a vedere che cosa succede. Per il momento si parla solo di negativo. Per il momento è inutile aprire posizioni sul nostro cripto. Poi andiamo a vedere il nostro US dollaro che è ritornato ai piani alti e vedete che è andato infatti a prendere a 12,47. Vedete che in 3 giorni ha recuperato tutto. Vedete, dopo aver qui chiuso, questo sia un G3. Per il momento, attenzione, questo 12,47 perché per il momento non riesce ancora a romperlo. Se dovesse romperlo, allora potrebbe continuare la sua salita. Gold che ieri è crollato. Attenzione, vi faccio vedere che cosa ha fatto ieri il gold è andato a rompere il minimo del 28 di febbraio. Eccolo qua, vedete che aveva fatto 1575,88. Questo qui lo riguardo ancora una volta, 1563,22. E ieri ha fatto 1560,92, rotto il 28. Qui si parla ancora di short, cioè il prossimo target potrebbe essere i 1523. Poi andiamo a vedere il DAX che ha crollato anche lui ieri. Come potete vedere, crollo totale 9010. Anche qui bisogna aspettare, 10 sono crollati. La stessa cosa lo possiamo vedere sul Dow Jones, crollato anche lui, 20.901, vedete che qui ormai non si può fare più niente. Il Nikkei, come potete vedere, crollato anche lui, guardate qua, tutto è crollato. Il prossimo target potrebbe essere qui i 16.500. Poi il petrolio, la situazione sul petrolio. Dopo aver fatto questo 35 è ritornato e al ribasso, siamo a 30.770, potrebbe ancora tornare a prendere i 26. Per il momento aspettiamo di fare qualsiasi cosa. Poi il copper che anche lui al ribasso 2.44, inutile aprire posizioni long per il momento anche sul copper, c'è solo di parlare solo di short. Poi la soia, anche lei crollata. Vedete, siamo a 849 G2, inutile aprire posizioni al rialzo. E terminiamo con il gas che anche lui, vedete, è a 1,83, per il momento rimane tutto invariato. Io vi auguro ancora a tutti una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.